quest'anno la novità che abbiamo disegnato per Cristaglia è il tavolo Machi. Machi è il frutto di una lunga collaborazione con l'azienda che ormai è quasi ventennale. L'evoluzione è stata con Sushi una ventina d'anni fa, Nori è stata un'evoluzione arrivata una decina d'anni fa, quest'anno Machi. Quindi il tema è sempre il tavolo allungabile con prestazioni e una gamma di dimensioni, di finiture. Sentivamo la necessità di rendere il prodotto più, diciamo, morbido, quindi la ricerca formale si è spostata verso delle curve che prima non erano presenti nei tavoli allungabili che avevamo disegnato per l'azienda, e anche una tecnologia, la pressofusione in questo caso. Con Sushi e con Nori si parlava di estrusi di alluminio, qui parliamo di gambe pressofuse. C'è molta sintonia con Ruggero Magrini, che è il deus ex machina di Cristaglia. Ci siamo resi conto effettivamente nel corso degli anni che questi prodotti erano forse un po' rigidi, e anche perché altri prodotti che abbiamo disegnato, come la sedia 1085, giocavano di più sul materiale, sulla percezione di queste morbidità. Quindi qui abbiamo cercato di raccontare qualcosa di nuovo. A partire già da Sushi, ma poi in particolare con Nori e con l'ultimo, con Machi, si è puntato a fornire un sistema di tavoli, quindi non un elemento finito. Questi sono tavoli sia fissi che allungabili, con una gamma di dimensioni molto ampia. Addirittura i Sushi e Nori esistono anche da esterni. La struttura di alluminio, i top hanno, si può vedere una gamma notevole di finiture dal vetro al Phoenix, quindi con prestazione anche di resistenza, non si imbarcano pur essendo molto sottili. La ricerca sui materiali è un po' anche diciamo un'attenzione che l'azienda pone, quindi qualità nel prodotto, qualità nelle finiture, versatilità nelle dimensioni e nella gamma, diciamo, del prodotto. Sushi, Nori e Machi sono tutti nomi giapponesi abbastanza mangerecci. E qua la scelta è, bah, insomma, i nomi alla fine, sinceramente, dopo tanto tempo uno dice: ma come mai è stato scelto questo nome? Diciamo che ci piaceva, detto senza troppi giri di parole. Beh, poi essendo un tavolo anche da cucina, abbiamo pensato che potesse calzare a pennello. La sfida un po' che ci siamo posti prima con Sushi, poi con Nori e con Machi è sempre quella di realizzare un prodotto di qualità che però abbia delle prestazioni, abbia qualcosa da raccontare di nuovo. Sushi ai tempi è stato sicuramente un prodotto molto innovativo e molto copiato, è stato uno dei primi tavoli allungabili con portale in alluminio, quindi leggero e resistente anche da esterno. Ci piace pensare che con l'azienda, con Cristaglia, ci sia una sintonia in un percorso che vogliamo percorrere con i prodotti, quindi l'attenzione al dettaglio, la disponibilità anche nell'investimento per la produzione dei prodotti. Quindi se si tratta di fare un tavolo con delle fusioni in alluminio, piuttosto che la ricerca, i test di resistenza che vengono fatti sui prodotti. Quindi quando uno alla fine del percorso vede questo prodotto realizzato come se lo immaginava, è una soddisfazione, insomma.